Questo è il linguaggio non verbale. Questa posizione, messi così, cale silenzio perché si sa che si comincia, giusto? Allora, buonasera a tutti e benvenuti a Ca' Cornaro, o meglio, Villa Cornaro di Romano De Zelino. Non spiego la storia della villa questa sera, ci saranno occasioni, altre occasioni, ecco, per parlare di Ca' Cornaro e della sua importanza nel territorio, ma questa sera, ecco, sono contento di avere una persona, che è una nostra associata da tanti anni, che noi conosciamo sotto una veste e che invece scopriremo in un'altra veste questa sera. E sono contento di averla ospite a casa sua, perché è un associato, però a volte è bello fare anche gli ospiti a casa propria, vero Maria? E soprattutto, ecco, di presentare questa esperienza che lei ha fatto nella sua gioventù. Ecco, quindi lo vedremo. Allora ci accomodiamo, Maria. Le facciamo un grandissimo applauso. Volevo salutarvi tanto anch'io, sono abbastanza commossa, ve lo dico, che allora sarò giustificata, strada facendo, e spero che questa serata sia diversa dal solito, ecco, diciamo così, sì. Roma. Solitamente degli autori dei libri si presenta il curriculum, che studi hanno fatto, cosa, le esperienze della vita, eccetera, eccetera. Allora, per noi tutti di rinnovamento della tradizione e anche per molti cittadini di Romano e non solo, Maria è Maria dei Balli, Asia Maria dei Bai, perché noi siamo abituati a vederla essenzialmente quando lei fa la coreografa di un gruppo di ballo e di danza storica, che lo fa molto bene, lo fa anche in maniera filologica, curata. Ma Maria, ho scoperto, non è solo la Maria dei Balli, non è solo la moglie di Aldo, non è solo la mamma di Paola e di Matteo, ma è anche qualcosa in più che questa sera scopriremo insieme. Maria, o meglio Maria Assunta Serafini, è stata anche infermiera nella sua vita, ma non da sempre. Allora comincio con alcune sue parole che lei ha voluto citare quasi ad introduzione, a sigillo del libro che andremo a presentare questa sera e che si chiama Il Giacinto Blu. Leggo: dentro di me l'istinto mi aveva suggerito che nell'aiuto verso i più fragili avrei trovato l'appagamento personale che nei precedenti lavori era stato disatteso. Non mi sbagliavo. Maria. La Maria di prima e la Maria di dopo, che non si era sbagliata. Ce lo racconti un po'? Sì, lo racconto perché la prima certezza che ho avuto nel decidere quello che poteva essere il mio futuro è avvenuto a 14 anni di età, quando facevo del volontariato per la parrocchia del mio paese con il consiglio pastorale parrocchiale, e noi giovani ci mandavano nelle case di riposo, che non erano certo quelle che ci sono adesso, a sollevare un po' quegli anziani che magari i parenti non andavano più a trovare. Quindi alle signore, mi ricordo, portavamo i panettoni, ai signori portavamo i sigari. Quella
quella mezz'ora, un'ora, che si poteva condividere con loro, era un'ora di sorrisi. Non si parlava molto, però era una serenità che circondava quell'ora. E nel mio intimo, e per questo ringrazio sempre mia mamma che non mi ha fatto il sentimento dell'invidia, ma mi ha fatto sempre sentire felice quando che vedevo felici gli altri. E questa cosa qui mi ha sempre caratterizzato dall'inizio, cioè io mi sono resa conto di essere contenta e serena in qualsiasi sfaccettatura della vita, in qualsiasi incontro della persona, quando l'altro era felice. E quindi, entrando in fabbrica, perché poi ho avuto l'esperienza con la fabbrica, come operaia semplice, normale, ero irrequieta. Non avevo trovato la mia strada. E quella strada l'ho trovata poi nella scelta che ho fatto, meditando, naturalmente, ed ero sicura che non era quella sbagliata, anche se poi le certezze non è che le abbiamo subito, è stato un po' un rischio, no? Perché il racconto che è nel libro si tratta dai 20 ai 30 anni, quindi una parte della nostra vita che siamo ancora giovanissimi, voglio dire. Però la certezza io l'avevo in modo latente dentro. Bastava solo trovare l'occasione. L'occasione me l'ha data proprio 5 anni in fabbrica per capire quello che dovevo scegliere. Cosa dovevo scegliere? Se lasciamo un messaggio ai giovani, che è quello di realizzare i propri desideri, la propria indole, perché nella vita noi siamo chiamati a realizzare la nostra personalità, la nostra persona, la nostra vocazione, anche in senso laico, no? Ma diventare infermiera è stato subito un passaggio dalla fabbrica alla realtà che vedremo dopo, oppure c'è stato un periodo di sacrifici e di convivenza? Il sacrificio viene posto subito davanti, ma se tu hai una meta da raggiungere e sei certo che quella meta ti darà la soddisfazione che sei sicuro di avere nel contatto umano, che non è il contatto con la macchina, per dire, no? Lo superi con i sacrifici, lo superi con le ore di lavoro, perché io il mio anno da infermiera l'ho guadagnato sempre con le 50 ore di lavoro in fabbrica, e non c'era il tempo, e si correva, e quindi, però ho combattuto per averlo. E quindi con la certezza proprio che avrei raggiunto quella meta che mi prefissavo dall'inizio. E non mi ero sbagliata, soprattutto perché poi facevamo pratica, diciamo, negli ospedali, e lì poi ho toccato con mano. È che l'esperienza in sanatorio è stata comunque un altro tipo di esperienza, che non c'entra niente con gli ospedali civili. E quindi un messaggio, ecco, che senza fatica non si ottiene niente, e che se uno ha qualche ambizione per realizzare la propria vita deve investire con sacrificio e con rinunce anche il proprio tempo. In quegli anni tra l'altro anche abbastanza difficili, perché il lavoro in fabbrica non era mica regolato sindacalmente come è regolato adesso. Ecco. Adesso addentriamoci un pochino di più nel tuo libro. Sono andato in prestito di un brano della letteratura scritto da un nobiluomo bassanese, Virgilio Brocchi, che ci racconta quello che vi dico. Come le sorelle Cornaro invidiarono Caterina, destinata a diventare regina di Cipro, così forse le principesse di Piemonte invidiarono la sorella Marianna, destinata a diventare imperatrice d'Austria e regina di Boemia. Poveretta lei, che fu più infelice di Caterina Cornel. Soltanto la ragion di Stato la volle fidanzata a Ferdinando, figlio primogenito dell'imperatore Francesco II. Marianna passava gran parte dell'anno col marito nel palazzo reale di Praga, ma il principale dell'estate
con una piccola corte di dame di dignitari e una cinquantina di domestici, veniva a Galliera e vi restava il luglio, l'agosto, il settembre e talvolta tutto l'ottobre. Che cosa amasse in Galliera veramente non so. Forse la solennità quasi religiosa della villa e l'immensità del suo parco, vasto come villa borghese, o forse più. Cacornaro era mia. Oh caro Virgilio, Cacornaro è stato il paradiso della mia fanciullezza e finché non riposerò in grembo a morte, resterà per sempre il sospirato mio paradiso perduto. Cacornaro era mia e io ero sua. Era una bella villa patrizia, come vorrei che fossero le ville venete, ma Galliera era una villa imperiale. Pensa, 300 stanze, oltre la chiesa, il teatro, le immense scuderie. Il parco di Cacornaro era un vero bosco di alberi secolari, vivo e selvaggio, che si apriva in due per stringersi in mezzo il giardino e il gran prato. Invece il parco di Galliera era un'immensità, direi senza unità, più che un parco, un insieme di parchi, disteso come un immenso tappeto e raso ogni giorno dai giardinieri, abbellito intorno come a limitarlo da gruppi di lecci e da altissimi pioppi cipressini, abeti, larici. Cacornaro e la villa imperiale di Galliera sono unite idealmente ed è per questo che io ho detto a Maria la prima serata dobbiamo farla a Cacornaro, perché la figlia dell'amministratore di Cacornaro, Giulia, detta Delizia, cugina di Virgilio Brocchi, che sta scrivendo, era la nipote dell'amministratore di Galliera Veneta. I due padri erano fratelli, quindi lei andava a passare le vacanze al parco imperiale di Galliera Veneta. Queste sono le impressioni di Giulia, di Delizia. Maria, le tue impressioni quando per la prima volta sei stata alla villa imperiale di Galliera Veneta? Allora, la prima volta che sono stata nella villa, non sono entrata nella villa, sono andata nel parco. Naturalmente il parco di Galliera ti lascia meravigliato, ti lascia senza fiato, soprattutto 50 anni fa, quando io l'ho visto per la prima volta. Però sai qual è stato il mio pensiero? Siccome il giorno successivo dovevo essere il mio primo giorno di lavoro, ho detto, adesso ho capito perché hanno scelto la villa imperiale come sanatorio. Perché gli ammalati di tubercolosi hanno la necessità di respirare l'aria pura. Quindi non era stata una scelta a caso, era stata una scelta ponderata. E oltre all'aria pura, c'era lo spazio per passeggiare, perché un ammalato di tubercolosi ha una degenza molto lunga, quindi ha bisogno dello spazio. Anche la stessa camera da letto è molto più grande di quella dell'ospedale civile, ma perché abbiamo bisogno di più respirare. Ecco, questo è stato il mio primo pensiero, oltre a bellezza fantastica che mi circondava, naturalmente, che poi nel libro è scritto tutto, voglio dire. Ma il primo pensiero è stato per i pazienti, che ho detto, guarda, non è stato fatto, è stato fatto intelligentemente. Nel tuo libro poi tu racconti anche il primo giorno di lavoro, no? Ma non ci addentriamo in questo, no? Che poi lasciamo al lettore anche il desiderio di scoprire qual è stato il primo giorno di lavoro. Ti chiedo solo però un'emozione che sintetizza quel primo giorno di lavoro. Felicità, paura, timore, tristezza, gioia, che cosa? E poi così. Allora, intanto sono arrivata alle 4 del mattino e il mio orario erano 5. Quindi, che stagione era? Era già 2 dicembre. Quindi inverno. Ecco. E come so, è un'ora prima, esatto. E sì, io ho fatto i primi passi all'interno di quel sanatorio, soddisfatta, contenta. Allora, avevo questo sentimento di orgoglio personale per aver raggiunto la vita. Dall'altra parte però avevo anche il timore di non farcela. Perché? Perché viceversa dell'ospedale civile, il sanatorio aveva 110 pazienti anche su un reparto e un infermiere solo.
Quindi quando tu hai questo tipo di responsabilità e non hai neanche un collega con cui confrontarti in casi di emergenza, ti faceva crescere in fretta. E questi erano i due sentimenti che io ho provato proprio percorrendo quel corridoio che poi loro troveranno nel libro. Una domanda, lo ripercorreresti? Sì, questa è una crescita personale che in nessun altro posto al mondo avrei potuto fare, e anche abbastanza velocemente. Sì. L'esperienza del sanatorio è stata per me proprio mattone su mattone ogni giorno, la costruzione del carattere e dell'importanza del mio lavoro, l'importanza proprio del lavoro che non è un lavoro, perché io non lo chiamerò mai un lavoro, è una missione. Ogni persona che ha una divisa addosso, a prescindere che sia in qualsiasi ambiente ospedaliero, anche i volontari stessi, è una missione, non si parla di lavoro. La Maria del 2013 sarebbe la stessa senza... 2023. Del 2023. Sarebbe la stessa senza l'esperienza del sanatorio? Assolutamente no. Perché l'esperienza in sanatorio poi nella vita mi ha sempre dato la forza di reagire in modo positivo a tutte le defaianze che andiamo incontro, anche perché con quelle esperienze che io ho vissuto, dicevo sempre, sono fortunata, e quindi quando tu hai la certezza che è una perdita di tempo anche sulle piccole e banali cose, questo ti dà la forza di superarle. Io me ne sono accorta dopo comunque. Quei mattoncini li ho costruiti senza accorgermene, esperienza per esperienza. Rifarei tutto. Il tuo libro nasce in un periodo storico molto particolare. Quel periodo storico probabilmente ha scatenato in te una serie di una rete di concetti, di emozioni. Che cosa ti fa accomunare, o anche differisce se vogliamo, ma che cosa ti fa accomunare il Covid con la TBC? Allora, che ha fatto accendere la miccia è stato proprio il Covid, no? Il Covid, perché mi ha fatto ricordare tutto quello che io già preventivamente, quando lavoravo in sanatorio, facevo: mascherine, guanti, la vaccinazione non ne parliamo, perché la vaccinazione si faceva e basta, non c'era, soprattutto per noi sanitari che eravamo vicini ai pazienti. E quindi tu mi chiedevi adesso, scusa Roma, come mai tu hai visto questa, cioè la pandemia del Covid, sì, ha fatto scaturire in te questi ricordi. Sì. E quindi puoi anche dire alcune differenze se vuoi, però che cosa ti ha fatto scatenare cioè questa associazione di idee? Perché il Covid, in poche parole, è come se avesse risvegliato in te improvvisamente qualche cosa che era latente. Ma io, come mai? Ecco, ma io ho esorcizzato il Covid proprio scrivendo questo libro. Perché ho detto, nella vita abbiamo sempre convissuto con il virus. Certamente non immaginavo all'inizio che questa pandemia durasse 2 anni e che facesse tutti quei milioni di morti che ha fatto, no? Però la forza di reagire di fronte a questa pandemia, che noi non avevamo mai avuto esperienza diretta, è stato proprio il poter scrivere questo libro e rincuorarmi con il fatto che se ho superato quel periodo, superavo certamente anche questo. Capito? Ecco, queste sono state diciamo anche la fortuna di scrivere questo libro, è stato proprio il farmi passare il lockdown e tutto il resto in modo più tranquillo, più sereno. Io ero certa che alla fine tutto si sarebbe risolto. Naturalmente all'inizio non potevo pensare che durasse 2 anni, ecco, però praticamente ho potuto trascorrere tutto quel tempo, i 2 anni, anche con mio marito, i miei figli, in modo più positivo, capito?
mentre se non fossi stata preparata precedentemente dalle esperienze del sanatorio, per me forse sarebbe stato più drammatico. È sicuro questo. Prima hai parlato del rapporto tra gli ammalati nell'ospedale, chiamiamolo così, civile, adesso non si chiama neanche più così, però comunque nell'ospedale civile e il sanatorio, no? Sì. Al di là del rapporto, la professione infermiera, ospedale civile e sanatorio, qual è la differenza più grande che tu ti senti di evidenziare? Allora, la differenza, senza togliere niente al lavoro infermieristico che è sacro e inviolabile, okay? C'era una differenza abissale. Perché mentre il paziente dell'ospedale civile rimane qualche mese e poi torna a casa, l'ammalato di tubercolosi rimaneva anche anni, mesi, e non era molto accettata la malattia e la prospettiva di rimanere lì tanti anni. Quindi per noi infermieri era una doppia responsabilità, cioè noi dovevamo seguirli nella terapia per poterli guarire, però il nostro ruolo era fondamentale psicologico. Cioè noi diventavamo fratelli e sorelle se lo meritavamo, perché l'ammalato di tubercolosi era molto scettico anche con il camice. Quindi noi dovevamo dimostrare non ipocrisia di fronte a loro o lavorare perché alla fine del mese c'era il 27 ad andare a ricevere lo stipendio, ma che proprio ci credevamo. Quindi il rapporto con il paziente che rimaneva da mesi, anni, era un rapporto che non si può paragonare a quello civile, perché quello civile non fa in tempo a fare questa cosa. E una volta nei reparti, al tempo mio, non c'erano psicologi, non c'erano specialisti. Quindi questo ruolo ce l'aveva l'infermiere. Ed era la conoscenza di quel tipo di umanità che cambiava ad ogni soggetto ammalato, ti faceva crescere proprio. E avevi un comportamento con ognuno che era diverso. Quindi la Maria, che aveva 25-26 anni a quel tempo, si piegava senza spezzarsi mai. Allora, dall'infermiera delle medicine all'infermiera psicologa, guadagnata sul campo, hai detto. Sì. Quando leggerete il libro capirete il perché di questa espressione. E io invece chiedo un'altra cosa, forse è scontata, ma vale la pena di dare un altro messaggio. O meglio, che cosa pesa di più nel tuo vissuto? L'infermiera delle cure, delle medicine, o l'infermiera, tra virgolette, amica? Il discorso della terapia, dell'infermiera che segue la terapia di un ammalato, è un discorso tecnico. È un gesto che tu fai con la consapevolezza che aiuti il paziente a guarire. Ma se tu ti fermi a parlare con il paziente e questo si confida con te, e parlando con lui dai quella forza che magari per tanti anni non aveva mai avuto neanche dei parenti più stretti, perché purtroppo gli ammalati di tubercolosi venivano abbandonati dalle famiglie. Quindi per il contagio, perché venivano abbandonati, la maggior parte, non tutti. E era quello che io sentivo, cioè l'importanza e l'orgoglio di avere in quel momento un carcere. Quello che adesso proprio, quando parlo con delle persone che hanno scelto di fare questa professione, dico, la professione dell'infermiera è una missione fine a se stessa, proprio perché tu sei a contatto con l'umanità, e che è un'umanità che è diversa dall'esigenza di una persona, non è uguale all'altra. Quindi l'infermiera diventa importantissimo nel suo ruolo, e io ero sempre più orgogliosa se vedevo un paziente che mi diceva: Maria, guarda, finalmente si rinnova, finalmente, cioè, capisci? Ecco, no, per dirti l'esempio che facevano, no. Ecco, guarda, devo dirti sta cosa, stanotte, anche se erano le solite cose, anche se erano i soliti problemi, io non mi sono mai
non ho mai detto guarda, non ho tempo. Magari sospendevo una medicazione, però il colloquio con la malata mai. Infatti ti avrei chiesto qual è il rapporto con il tempo, perché noi viviamo in un'epoca dove siamo schiavi del tempo. Tutto deve essere fatto subito e nell'immediato e con velocità. Anche in ospedale funziona così, tanto è vero che ci sono gli ingegneri che progettano adesso la tempistica degli esami, delle visite, eccetera, eccetera, eccetera. E tu prima hai detto che mi pare, se non ricordo male, erano 110 pazienti. 110 pazienti, dai 90 ai 110, ecco. Sono uomini. E la mia domanda era appunto questa: ti è mai venuta l'ansia di non riuscire a fare quello che dovevi fare dal punto di vista medico? Perché ascoltavi, passavi del tempo così a essere un po' il supporto di... Un altro pregio che ho, modestamente, è l'organizzazione. Io mi organizzavo, sapevo gli orari dei pazienti, perché i nostri pazienti non erano vestiti col pigiama durante il giorno, si vestivano normalmente come si fa, no? Quindi io sapevo le scadenze dei tempi e lavoravo preventivamente. Per esempio, se dovevo fare una medicazione, non la facevo quando il paziente era di passeggiata in parco, che poteva rientrare per chiedergli qualcosa, ma la facevo nel momento che lui stava facendo un prelievo oppure era occupato in altra cosa. Quindi mi organizzavo in modo, naturalmente non sempre giustamente ci riuscivi, perché però noi facevamo anche 8-9 ore, non c'era come adesso che si ha fretta di andare a casa, no? Ecco, si finiva il discorso con il paziente, questo voglio dire. Chi ha anche la mia età, dalla mia età in su, ecco, sa che negli ospedali, c'erano anche a Bassano, c'erano anche le suore, e me le ricordo anch'io, e ho visto che anche Maria cita le suore nel suo libro. C'è una differenza tra la mansione infermieristica vostra e la mansione infermieristica, se si può chiamare così, delle suore? Allora, le consorelle erano sempre state presenti negli ospedali loro, no? Però il contatto con il paziente vero, non l'intramuscolare o l'endovenoso, il contatto vero con il paziente, lo delegavano noi. Perché loro, solo il pensiero di dare un po' di confidenza al paziente sembrava sbagliato. Io gliel'ho anche chiesto e la risposta è stata proprio immediata e laconica. Noi siamo a contatto solo con Cristo e attraverso la preghiera. Deleghiamo a voi. Benissimo. Non mi ritrovavo assolutamente, sul libro troveranno che ho alzato gli occhi e ho guardato il crocifisso che c'era, sai, sì, con l'espressione dolorosa, che secondo me anche lui non era d'accordo, hai capito? Però questo era. Poi loro curavano i gerani in modo perfetto, davano un po' di, non so, scelini, però questo era, hai capito? Questo era. E dicevo, beh, alla fine dai, danno una punta di colore al reparto che era quasi tutto giallito, però lo scomparivano, non c'erano, loro facevano la flebo, sì, qualche volta il prelievo, ma i pazienti non li conoscevano neanche, è un po' quello che avviene in maniera totalmente al contrario qui, dove Don Giovanni, che è presente in sala, sì, insieme con le suore, invece con i pazienti ci passa del tempo e li ascolta, ed è anche una situazione molto difficile perché i pazienti di Cacornaro non sono autosufficienti, e quindi, però è un modo diverso di avere il rapporto con Cristo, no? E, parlando così l'altra sera nella sala del cammino qui di Cacornaro, mi dicevi che voi avevate sempre tante ferie.
lo sa. Allora, al di là della battuta, la liturgia della vita fatta delle festività non si celebrava sempre in famiglia, ma si celebrava in sanatorio con i pazienti, con i medici. Certo. E quindi che cosa vuoi dire, per esempio? Cioè, il modo di vivere il Natale degli ammalati era un po' anche il tuo modo di vivere il Natale. Quindi com'era il vostro modo di vivere il Natale? Allora, il Natale, naturalmente ognuno preferirebbe passarlo con la sua famiglia. Però noi che eravamo quasi fratelli con i pazienti e quindi si toccava che tu ti avevi indirettamente formato un'altra famiglia, ok? Allora, quei pazienti che rimanevano in reparto perché non avevano nessuna famiglia dove andare e dove erano accettati, rimanevano in 10-12. Su 110 che avevano il permesso di tornare a casa per fare il Natale, rimanevano queste 10-12-15 anime che non sapevano dove andare, anche se uscivano, perché le famiglie non li volevano ed erano pazienti anche particolari che avevano trascorso tanti anni in un sanatorio, in un altro ospedale. Quindi si iniziava l'8 di dicembre, io mi impegnavo proprio l'8 di dicembre a creare quell'atmosfera in sanatorio che doveva essere la rappresentanza del Natale. Ma il Natale ognuno lo costruivamo come tutti quanti insieme. Quindi chi prendeva le statuine, e ogni anno lo cambiavamo in modo che fosse pronto per il Natale. Naturalmente per loro non era il presepe che siamo abituati a fare a casa, tutti quanti felici e contenti. Era la sostituzione di quella famiglia che mancava, di quel calore che mancava. Quindi alle suore delegavo cioccolato e panettone. Vai in cucina, prende cioccolato. Tutto quello che era invece la costruzione di sto albero in mezzo al reparto e del presepe di fronte alla chiesetta che avevamo sul reparto, era dall'8 al 25 una festa sulla festa. Per loro già era una festa sulla festa. Naturalmente non so sugli altri reparti se anche gli altri infermieri potevano fare questa cosa, perché dopo che vuoi la pazienza, ecco. Però per me, alla fine del tutto, finito il Natale, avergli dato a sti 15 pazienti sti giorni, la santa, di serenità, di staccare spina, di sta felicità che vedevo nella costruzione del presepe, che già era una cosa banale per gli altri, cioè mi sentivo felice come quando che passavo a casa. E loro davanti a quel presepe, qua Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino, li si trovavano poi in famiglia. Questa era la sensazione. Passava il Natale anche per loro con un significato preciso, ok? Perché dopo che c'era anche la messa, che c'erano i canti, c'era proprio, non mi facevo mancare niente. Ecco, questo era il discorso. Cosa successo? Era una zanzara, anche grossa tra l'altro. Sì, sì. Comunque dopo la sistemiamo. Quindi la villa imperiale da abitazione diventa sanatorio, ma da sanatorio ritorna ad essere comunque una casa. Anche Cacornaro, da casa nobile, diventa dapprima un seminario, poi diventa adesso una casa di riposo, ma contemporaneamente vive alcuni momenti domestici, perché chi risiede qui, non nella villa ma nella vicina casa di riposo che trova luogo dove c'erano le barchesse, vede in questa struttura la sua casa. E adesso, alla faccia poi della cappella che avevi lì a Galliera, perché la cappella della villa imperiale era la cappella dell'imperatrice, quindi quella privata dell'imperatrice, quindi avevate una cappella di tutto rispetto, alla quale tu sei anche particolarmente affezionata. Ecco, quindi questo fa parte di quelle cose che poi scoprirete leggendo il libro di Maria.
Tu citi anche Seneca. E di Seneca citi questa frase: anche se il timore avrà più argomenti, tu scegli la speranza. Cosa vuoi dire? Voglio dire che in tutte le situazioni della vita, caro Omar, il timore è sempre al nostro fianco, che punge, si arrovella, ti fa pensare, ti fa paura. Però se l'alternativa è la speranza, scelgo la speranza perché io nella speranza poi ritrovo anche la forza di vivere. Non devo perdermi mai nel timore. C'è, lo sappiamo, però dobbiamo proprio vincerlo con la speranza. E solo se siamo sicuri che questa speranza esiste nel nostro cuore, perché bisogna essere anche convinti, no, di quello che si prova, hai capito? La speranza non è una parola e basta, hai capito? Si può superare anche i timori. Possiamo dire che è un po' il tuo motto questa frase, la tua missione di vita, non solo di professionale, sì, il tuo mantra, sì, ecco. Siamo arrivati un po' alla conclusione, abbiamo anche toccato il discorso delle analogie tra la villa imperiale, casa, al sanatorio, casa. Nel sanatorio, parlando l'altra sera, non è che arrivano tutti i principi, non arrivavano tutti i principi, arrivavano persone di tutte le fasce sociali, a volte anche difficili da seguire, da guardare, ma anche materialmente, perché uscivano dal sanatorio e c'era il pericolo che contagiassero. Tralascio alcuni dettagli anche forti che troverete nel libro, come anche il rapporto con la fine della vita. Ecco, un libro non può, un libro del genere non può non parlare di questo. Ma Maria ce lo racconta come una persona che lo ha fatto suo. Sapeva come andavano a finire le storie già in partenza, sapeva che certi momenti sarebbero comunque arrivati e lei ha sempre affrontato la situazione fino all'ultimo momento come se questi momenti non dovessero arrivare. Io credo che si colloca proprio con questa frase di Seneca: anche se il timore avrà più argomenti, tu scegli la speranza. Tradotto in parole povere, la speranza è l'ultima a morire. Ecco, quindi Maria ha sempre lavorato, lo capirete, come se il momento della morte non dovesse mai arrivare. E qui troverete anche in questo concetto la spiegazione del titolo del libro. Ecco, lo troverete anche lì. Conclude la tua opera una frase di Socrate: si è uomini solo tra gli uomini, perché ciò che fa diventare tali è il rapporto con gli altri. E continui dicendo: il privilegio di chi indossa una divisa, di chi pratica la professione infermieristica, dà l'opportunità di riflettere su quanto sia rilevante donare con umiltà il proprio sostegno nella cura e nell'assistenza della persona in stato di sofferenza. Oltre alla somministrazione della terapia, ritengo essenziale il sostegno alla psiche, che ci eleva dal mondo materiale e di cui spesso dimentichiamo l'importanza. L'abbiamo visto anche nelle modalità con cui è stata condotta la lotta contro il Covid: troppo tecnicismo, troppa medicina, scarsa nulla attenzione alla persona, alla società, e i danni li pagheremo, li stiamo già pagando e li pagheremo
in futuro, tra 3-4 anni, che Dio solo sa che cosa succederà. C'è un messaggio, Maria, se tu vuoi lasciare all'assemblea questa sera, in conclusione. E l'ho scritto solo per non dimenticarmi niente. In questo tempo così drammaticamente carente di figure sanitarie, vorrei cercare di riuscire nel mio piccolo, ed anche con l'aiuto di chi leggerà questo libro, a far comprendere a tutte quelle donne e uomini i quali hanno scelto o sceglieranno la professione di medici, infermieri o volontari sanitari, di quale privilegio sia l'assistenza verso l'ammalato in quanto persona indifesa. Con il passare del tempo avranno anche la certezza che nell'aiuto verso ogni tipo di sofferenza troveranno quella gratificazione etica, morale e psicologica come in nessun altro lavoro potranno rinvenire. Sono altresì convinta che solo la solidarietà verso il più fragile si può comprendere l'essenza della vita di ognuno di noi e quanto sia altrettanto rilevante ricevere nel momento del bisogno quella consolazione cui tutti, prima o dopo, ci troveremo ad implorare. Maria, sentiti ancora. Ci ha lasciato un bel messaggio stasera, messaggio di umanità straordinario, di questa umanità di cui noi tutti abbiamo bisogno. Le medicine curano, ma se non c'è l'empatia di una persona vicino alla medicina, il risultato è sicuramente precario. C'è una, in questi giorni, la conservatrice della villa, la dottoressa Zen, ha voluto omaggiare questa serata e omaggiare la tua persona con questa composizione di giacinti, non un giacinto, ma i giacinti. Serenella, vuoi spiegarlo tu per il significato di quella composizione? Perché subito ha detto no. C'è qualche cosa che io può fare per Maria. Il titolo del libro è Il giacinto blu. Un giacinto blu è quel momento della sua vita, una tappa che segna, che leggendo il libro poi scopriremo, non lo so neanch'io, quindi sulla poesia di questa immagine ho voluto recuperare in qualche modo, ringrazio anche chi mi ha realizzato poi materialmente la composizione, tanti giacinti blu, perché con l'emozione che Maria ci regala attraverso questa testimonianza sentita e preziosa che ha fatto, anche per noi il giacinto blu diventi un seme di umanità, di questa empatia di cui avete parlato fortemente questa sera. Quindi ecco, se il giacinto blu è la sua storia, i giacinti blu dovremmo idealmente diventare tutti noi. Grazie. Allora andiamo avanti sempre con quel messaggio che Maria ci ha lanciato all'inizio e che si completa con l'augurio di diventare tutti dei giacinti blu. Ecco. Allora concludiamo questa serata, no? E che è stata molto bella. Io, quando Maria mi ha invitato a leggere il libro e mi ha chiesto di scrivere la prefazione, le ho scritto: il tuo libro l'ho divorato, perché è un libro che si divora, perché intanto traspare moltissima empatia e il desiderio di comunicare ciò che abita nel cuore. Quindi chi si aspetta un libro tecnico si ascolta. Qui c'è un cuore che parla e il desiderio di lasciare dei sentimenti, delle emozioni agli altri, perché gli altri possano a loro volta riscoprire e far tesoro del loro potenziale emotivo che risiede in ciascuno di noi. Perché Maria non è una marziana,
Maria ha portato la sua esperienza e in questa sua esperienza ci dice che anche noi possiamo fare così. Forse che dobbiamo fare così, non necessariamente nel sanatorio, ma in tutte le cose della vita. Ecco, quindi io ringrazio Maria perché la lettura del suo libro è stata una lettura commovente. Ieri sera ho paura di emozionarmi, mi diceva. Se ci emozioniamo, pazienza. Se ci emozioniamo, vorrà dire che tu che sei infermiera ci aiuterai a disemozionarci. Ecco, da questo punto di vista. Ecco, da questo punto di vista. Ecco, comunque guardate, ecco. Troverete, noi abbiamo fatto questa conversazione non per raccontarvi il libro, ma per introdurvi al libro. Abbiamo toccato forse degli aspetti, anche in più, rispetto a quelli che troverete nel libro. E nel libro ne troverete altri, logicamente troverete la storia, troverete i vari momenti, ecco, dell'impressione. Ecco. Maria, ecco, per questa, il libro, ho visto che tutta la raccolta va in beneficenza. Ecco, allora, il libro costerebbe 12 euro. Maria, per la prima serata, per la prima presentazione, lo mette a disposizione 10 euro. E tutto il ricavato del libro non va per coprire le spese della tipografia, va in beneficenza. Ecco, quindi lo troverete lì nella nostra bookshop, ecco, troverete il libro di Maria che potete acquistare. Anche acquistando questo libro si comincia a mettere il seme per essere dei piccoli giacinti blu. Io mi sento anche di ringraziare, perché siamo arrivati a maggio e noi stiamo concludendo anche questo anno associativo che, come rinnovamento della tradizione, noi abbiamo iniziato a settembre con la festa del Doge Giovanni e del Cardinale Giorgio, che sono i costruttori di questa villa, e che poi attraverso tematiche di vario tipo e attraverso corsi serali per adulti ci hanno portato fino a questo giorno. Mi sento di ringraziare però chi veramente si dà da fare anche nella manovalanza e per tenere in piedi questa struttura. Perché vedete, è una villa veneta, una volta c'era la cameriera della signora, il cameriere del signore, il primo cuoco, il secondo cuoco, ce l'abbiamo l'elenco del personale della villa. Ecco, noi non abbiamo né camerieri né primo cuoco, ci sono le conservatrici, gli esperti informatici, chi coglie il pubblico, il presidente che fa, tutte queste persone fanno da giardinieri, da primo cuoco, da secondo cuoco, da donna delle pulizie, da governante, da maggiordomo. Ecco, quindi io ringrazio veramente il piccolo staff di Cacornaro che ci permette, che è veramente sempre anche puntuale, che ci permette di trovare sempre la villa preparata, la villa a posto, la villa pulita, accogliente, che è sempre presente, che monta i video, che fa le ricerche, che vende i libri, eccetera, eccetera, eccetera. Cresciuto questa sera anche da una nuova unità che io ringrazio per essersi aggiunta, perché la casa è grande, da in fondo fino all'ingresso della cappella, in fondo al corridoio L, sono 100 metri giusti di casa, quindi percorreteli un pochino avanti e indietro e pensate che alla fine vai avanti e indietro, si fanno i chilometri. Tanto è vero che quando noi ci dimentichiamo di andare a prendere un bicchiere perché magari ci troviamo di là, dobbiamo fare il giro fino a giù in fondo per andarlo a ritirare, e quindi alla fine è un modo per fare anche ginnastica. Ecco, questo punto di vista. Io mi sento, ecco, di ringraziare Maria, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro su questo. No, io ringrazio te, Omar, veramente, perché sei stato un relatore perfetto. No, siamo riusciti, guarda, a interessare le persone, siamo arrivati all'obiettivo. Ecco, e adesso io ho preparato un po' un rinfreschetto per voi, vi fermate, e vi ringrazio soprattutto per la presenza. Per la presenza così numerosa, ecco, perché nella presentazione di un libro di solito non ci sono tante persone. Questa sera abbiamo riempito una sala e sono orgogliosa. Ecco, diciamo. Possiamo dire che c'è anche una seconda, no? Presentazione. Sì, viene presentato anche il 1° giugno al Parco di Galliera Veneta. Ecco, hanno già preparato le locandine e
chi può essere interessato alle 8:30 di sera, perché il giorno dopo è festa, e mi hanno dato questo spazio che è bellissimo all'aperto, quindi la persona che viene può farsi la passeggiata in parco, che è anche tenuto molto bene, e può cogliere l'occasione. Ecco, quindi vedete le due case come si mettono in relazione, avete capito anche storicamente da quel brano della letteratura, di questo libro degli anni 50, e quindi che ci ha tenuto compagnia e ha fatto da unione. Allora, io vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio Maria. Maria, questa è anche casa tua, il tuo cuore che te lo dica. E ha preparato per voi, per tutti noi, un rinfresco. Fatele onore. Di là c'è il vostro libro. C'è il suo libro. E sentite un po', gli autori fanno anche gli autografi, fatevi fare una dedica.